come società della ragione, ma poi anche con altre associazioni con le quali ci ritroveremo giovedì prossimo al Senato, abbiamo deciso di fare un'iniziativa di pressione nei confronti della politica, in particolare, perché la legge sulla carne di Senateo, che è stata licenziata qualche settimana fa dalla Camera, pur nella sua limitatezza e pur nel percorso che per quanto mi riguarda è piuttosto deludente, che l'ha portata all'approvazione, venga appunto diventi legge dello Stato, per cui venga approvata in questo scorso di legislatura, che sappiamo essere più breve o più lunga a seconda delle necessità settimanali della politica, ma che crediamo debba assolutamente portare a conclusione un iter che è stato in qualche modo, scusate il termine, violentato con lo sgancio noto della parte sulla carta terapeutica della legge che voleva la legalizzazione anche del uso recreativo della cannabis, uno stralcio che è stato fatto proprio con la motivazione che era urgente intervenire giustamente sulla regolamentazione dell'uso terapeutico della cannabis, anche perché invece sull'altro tipo di regolamentazione non vi sarebbe stata una maggioranza né alla Camera né al Senato. Fatto sta, alla Camera c'è stata una larga maggioranza. Però vado a memoria, sono 40-50 voti contrari, non si capisce bene perché questa cosa non possa ora essere approvata anche nel Senato. Abbiamo accolto con grande piacere il fatto che alcune delle norme contenute nella legge approvata dalla Camera sono state inserite nel decreto fiscale. Credo questo la prossima settimana sarà approvato dalla Camera, sono però solo alcune delle norme che vanno a tappare qualche buco di una situazione che sta diventando in particolare per i pazienti sempre più difficile. Poi saranno i relatori che abbiamo chiesto oggi di venire a parlarci in specifico della situazione dei malati, dei medici, che si occupano ogni giorno di fornire cannabis terapeutica alle persone. Questa legge è secondo me importante per due particolari fatti. Il primo, che sancisce come una norma avente forza di legge il diritto dei malati a usare cannabis terapeutica. Oggi c'è questo diritto, garantito dalla porta di servizio grazie a normative altre e a decreti ministeriali, crediamo che debba invece entrare a pieno nell'ordinamento normativo del nostro paese, anche per mettere al sicuro tutte quelle pratiche, tutte quelle terapie che oggi sono in corso e che domani cambio di governo, un cambio di ministro e sottosegretario potrebbero essere messi in discussione anche solo con la modifica di un decreto ministeriale. Per questo oggi abbiamo con noi Elisabetta Diavacchi, una paziente che coordina, modera un gruppo molto seguito su Facebook su dolore e cannabis terapeutica. Abbiamo il dottor Fabrizio Petabissi, che invece è un medico che si occupa di dolore. Abbiamo Paolo Mantovani, che è un farmacista della farmacia di San Carlo di Ferrara, uno dei 6-8, non mi ricordo mai, farmacisti buttati perché in un sito mi era indicato la possibilità di reperire cannabis terapeutica e non cancro. Tipologie di cannabis d'uso ricreativo
all'interno della sua farmacia e concluderà gli incontri da preparare. Come detto, è un'iniziativa di pressione della politica, abbiamo invitato i senatori, tutti i senatori del collegio di Ferrara, che è il collegio regionale della regione di Emilia-Romagna, la senatrice Bertuzzi, che è l'unica senatrice realmente locale di Ferrara, che non è potuta venire perché è impegnata in aula, però si è detta quantomeno disponibile all'interlocuzione. Abbiamo avuto anche le scuse da parte del senatore Giudice di Bologna, che è lui assolutamente, in questo caso assolutamente favorevole all'approvazione, però che lui è impegnato in aula. Non abbiamo avuto altri riscontri. Abbiamo esteso l'invito a tutte le forze politiche della città. Vedo qui presenti Anna Marescotti per i socialisti e Maria Zamorani per i radicali, che ringrazio per la presenza. Dopo avremo anche uno spazio di dibattito e di intervento con due avvertenze. Primo, che dietro nel tavolo ho trovato un piccolo dossier che abbiamo preparato in vista dell'incontro di lunedì prossimo al Senato, e che dobbiamo chiudere, perché lo dico anche ai relatori, un po' prima delle 7 per permettere poi di liberare la sala. Io andrei in ordine come era subito, perché passerei la parola a Teresa. Non arriva ormai da quando è arrivato l'ultima volta. Piccoli grammi sono arrivati ultimamente, ma da maggio. Quindi questo crea grandi problemi. Perché ci sono epilessie farmacoresistenti che vengono curate solo ed esclusivamente con questo farmaco. E si sta parlando di cose molto gravi. Per cui non sono solo io come paziente, ma io parlo a nome di tanti altri che in questo momento ne abbiamo veramente necessità. Non stiamo scherzando, io un farmaco che ne ho bisogno, che si chiama Medica, mi dicono che potrebbe arrivare solo a fine gennaio. Cosa vi devo dire di più di questo? Sono due mesi. Mi dite cosa dobbiamo aspettare? La denuncia. E io, sono tanti altri come me, stiamo aspettando questo. Quindi continuità terapeutica in primis. E questa legge perché è importante? Perché ci assicurerebbe almeno una sicurezza di avere una legge a cui appellarci, che in questo momento comunque non esiste. Perché, ok, abbiamo fatto una diffida come gruppo e ci siamo appellati all'articolo 32 della Costituzione, che è il diritto di cura, che ci sancisce questo, ma
comunque la terapia costa veramente tanto e questa legge ci permetterebbe di passare da tutti su tutti, magari tutti, perché tante patologie non sono ancora comprese, ma sarebbe comunque un primo passo passare sotto il Servizio Sanitario Nazionale. Ok, nella legge di bilancio che adesso dovrebbe essere proprio in approvazione forse oggi alla Camera, il primo step, due emendamenti che dovrebbero passare sotto il Sanitario Nazionale dovrebbero passare, speriamo, almeno questo. Dovrebbe anche aumentare la produzione dell'Istituto Militare, dovrebbe esserci appena uscito anche il bando dei 100 kg, ok, però l'urgenza c'è, l'urgenza dovete risolverla intanto, questa, su questo non ci sente nessuno. Va bene, intanto almeno aprite l'importazione subito per altri chili. Io spero che almeno questo facciano e la continuità terapeutica, che per noi è completamente fondamentale, come se mancasse poi qualsiasi altro farmaco, perché adesso come adesso di questo stiamo trattando, di una terapia e come tale deve essere trattata. Cioè, come se mancasse l'eutiroide, speriamo che ha problemi di tiroide, come se mancasse qualsiasi altro farmaco considerato salvavita per qualsiasi altra cosa. Tutto qua. Grazie Elisabetta. Uno dei problemi relativo alla cannabis e all'uso terapeutico è il fatto che la comunità medica, in particolare quella del Servizio Sanitario Pubblico, poco conosce e poco sa dell'uso della cannabis terapeutica. Una delle cose positive inserite in questa legge è un sistema di formazione del personale, in particolare pubblico, e un incentivo alla ricerca sull'uso terapeutico della marijuana, perché un altro dei problemi è quello che esistono sì migliaia, forse decine di migliaia di studi che attestano qualità benefiche nei confronti di numerose patologie, ma non esiste una letteratura scientifica standardizzata e completa rispetto all'uso di un determinato tipo di cannabis su una determinata popolazione. Perché la cannabis fino a vent'anni fa era neanche lontanamente possibile usarla, si è cominciato abbastanza recentemente a dire in particolare negli Stati Uniti fare ricerca e a usare con maggiore continuità la cannabis per l'uso terapeutico del 96, con il referendum degli USA in California, che ha legalizzato l'uso terapeutico della cannabis. Per questo in Italia noi è dal 2007 con il punto turco che è possibile usare in qualche modo la cannabis, dal 2013 si è reso più facile a tutti poterla prescrivere, poterla usare, però manca appunto una cultura all'interno del mondo dei medici rispetto alle possibili utilizzi di questa sostanza. Di questo, ma credo anche di altro, parlerà Fabrizio Petravissi, che appunto, come dicevo prima, è medico terapista del dolore. Buonasera a tutti, sono arrivato senza delle idee precise, ve lo dico sinceramente, quindi ho ascoltato cosa doveva dire Elisabetta, perché diciamo, pure fare un discorso non mi sembrava, come dire, indicato visto che avevo un confronto aperto. Allora, pensieri sparsi, secondo me qui c'è un problema di accesso all'informazione, c'è un problema di accesso alla terapia, problema di accesso all'informazione. Allora, io mi ricordo che quando iniziavo
testi della Bibbia, no? Perché del dolore il bonica. Il bonica è una cosa tipo di 3.500 pagine, 3.600, l'ultima edizione non l'hanno più tradotto neanche in italiano, che mi fa pensare che forse non ci sia più un interesse, non sono un bonico. Comunque, questo testo che è veramente in mare magnum, è un po' la Bibbia considerata poi chiaramente superato, ci sono due quello che volete, però del sistema endocannabinoide e dei cannabinoidi non c'è traccia. E questo qua è un testo che nasce dalle esperienze vere di un medico che aveva due caratteristiche secondo me fondamentali. Cioè, uno, aveva fatto la seconda guerra mondiale con i marini in Okinawa, e due, era un wrestler, cioè era uno che si faceva molto male, quindi il dolore lo conosceva in prima persona. E infatti lui di che cosa parla? Parla delle opioidi, che nella sua formazione erano già qualcosa di rivoluzionario. No? E giusto per rendere un po' l'idea, quando, non so se vi è mai capitato di andare a vedere i musei che abbiamo sulla linea gotica, tipo quello di Iola, di Montese, non lo so, ecco, io vado a vedere Kitty Minchi, no? E gli alleati, cioè gli americani, nella seconda guerra mondiale, cioè il singolo soldato americano aveva la dotazione di morfina iniettabile, seconda guerra mondiale. Attualmente nei nostri zaini, perché lo dico anche l'ufficiale medico, non abbiamo. Un po' di provocazione. Il problema dell'informazione. Nella Bibbia della terapia del dolore non si parla di cannabinoidi, di sistema endocannabinoide. Quando parli con i colleghi ti dicono, sai che è interessante, ascolta, mi dai il numero dell'informatore del quel farmaco qua che c'è dentro la carta? Gli dico, no, guarda, non c'è. E vabbè, come fai? E gli dico, cioè, sto sulla notte perché non ho altri spazi. Provo a studiare, a destra come va detto, vado a fare i corsi, mi confronto, no? E quindi qui c'è un problema di accesso all'informazione, perché poi su internet c'è tutto, però è abbastanza fuorviante. Sempre in ordine sparso, vi propongo queste mie riflessioni. C'era un collega che per me è stato un maestro, che mi diceva, ricordati che dovunque finirai a fare il medico, non avrai alcun alibi per non essere aggiornato. Tu no, la mia generazione forse. Cioè tu hai accesso all'informazione, cioè ti sei formato, ti abbiamo dato gli strumenti perché tu possa avere i mezzi interpretativi di questa informazione. Qualunque medico con accesso alla rete dovrebbe avere capacità di discernimento per selezionare un'informazione scientificamente validata o scientificamente passata in termini plausibili. Poi anche lì ci sono le eccezioni, l'Lancet, prestigiosa rivista scientifica, ha detto 2 anni fa l'80% di quello che viene pubblicato, cioè proprio da giornalino a Corriere del PIN, ma insomma in termini pratici, per cui anche lì ci sono tanti bias, tanti errori, però insomma l'accesso al medico non è proprio. Costa però, costa perché avere accesso all'informazione comporta un esborso economico. Quando io trovo un articolo che mi interessa, la maggior parte delle riviste anche online chiedono una royalty, si pagano 30-40 dollari per informarsi, per leggere che cosa ti stanno dicendo questi che hanno provato questo e questo, per sapere che dosaggio hanno utilizzato, su che pazienti l'hanno utilizzato. Quindi c'è un problema, a mio avviso, di accesso all'informazione, ed è una cosa che è sormontabile, ma che richiede un certo impegno. E dall'altro canto è drammatico, ma c'è un problema di accesso alla terapia, e ce l'ha appena raccontato lei. Allora, io lo vedo tutti i giorni, perché per quel poco che faccio mi rendo conto che poi, come dico ai pazienti, dicono, dottore, ma risolvo? Dico, non so, come non lo so? Io non lo so. Cioè io sto proponendo questa cosa, cioè, ma è un farmaco nuovo, gli dico no, c'ha 5.000 anni. Ah, e quindi allora funziona, non lo so, come non lo so, perché abbiamo 40 anni di esperienza in termini di studi, in buona sostanza, no? Però dico, lo proviamo, sì, lo proviamo, e quando parlo dei rischi, gli dico, guarda, allora partiamo da un presupposto, fondamentalmente non l'ammazzerà, che già è morto, perché se lei va a leggere sull'aspirina, giusto per citare un nome che è caduto il brevetto, no? Probabilmente un po' di rischio, un po' di non ce l'ha. Qui abbiamo un farmaco dove alla fine non è stata stabilita una dose letale di per sé. E quindi quando parto con questo esempio, già molti vedi che allora tirano il fiato, si mette un po' più comodi e possiamo andare avanti. Parliamo degli effetti collaterali e del resto. E già cioè, questo qua diventa secondo me fare dell'informazione sensata. Io parto con questo perché quando mi vengono a dire parliamo del peggio, dico no, non lo uccide questo, ah,
no, se mi uccide, insomma, e iniziamo a citare tutto quello che invece ci può uccidere dal attraversare la strada, all'aria che abbiamo fuori, e i farmaci che assumiamo, perché poi alla fine i morti di atrogeno e l'assunzione di farmaci sono quelli che prevedono gli incidenti stradali. E, però il discorso è che poi voglio sottolineare che alla fine, secondo me, dal punto di vista del medico, l'utilizzo dei cannabinoidi, a me piace definirli così, è un'opportunità perché è un'opportunità per rispondere a un dovere deontologico che dice l'articolo 1, il medico nei limiti delle sue capacità, conoscenze e possibilità è tenuto a sollevare dal dolore il paziente. Non è poco. Allora è un'opportunità perché permette al medico di fare il suo lavoro, fondamentalmente, permette al medico di sollevare dalla sofferenza il paziente. Non lo garantisce, però sfido chiunque a trovare una metodologia che lo faccia, quindi non è l'unico, come quando io mi confronto spesso anche, tra virgolette, con i chimici, scusateci con chi capisce più di me di chimica e farmacologia, chi non fa presente, insomma, dico, proviamo, cioè valutiamo, io farei questa cosa, voglio sapere quanti milligrammi ho in una goccia, ci confrontiamo in questo modo qua e si fa una proposta terapeutica, almeno io la vedo in questi termini. Fra l'altro, l'altra cosa che secondo me non è sbagliata neanche per come è posta nel decreto, per i limiti che può avere, è che viene molto stressato il concetto che si tratti di un trattamento non sostitutivo, quasi complementare, viene fatto passare come un trattamento di tipo ancillare secondario. Non è del tutto sbagliato, a mio avviso, questa accezione che ha voluto dare il legislatore, quindi quasi prendo un pochettino la cosa, perché partendo dalla mia posizione, quando dico non lo so, secondo me è anche giusto dare delle aspettative realistiche, cioè ci proviamo, la cosa funziona solo se c'è un rapporto terapeutico, e il rapporto terapeutico è dato da un medico che si ferma a parlare, da un paziente che dà dei feedback, perché a me, come dico, che mi venga a dire va bene o va male, non va bene, io voglio un pochino, come vuole che vada, dico, ma però sta camminando, ah beh sì, certo, beh, però chiedemi ancora fastidio, dico sì, l'ultima volta è entrato in carrozzina. Cioè, capite quello che voglio dire? Cioè, in sostanza secondo me va molto, io parlo dell'aspetto dolore, come avete capito, esplosa la cosa. Quindi i punti che credo fondamentali, ripeto, accesso all'informazione, è possibilità di proporre una terapia quantomeno complementare, di dove questo complemento diventa fondamentale può diventare magari anche una terapia sostitutiva. Ripeto, mi limito all'aspetto antalgico, dolore. Okay. Penso che ci siano in questo caso tutte le potenzialità perché in alcune condizioni possa diventare quasi una monoterapia. Peraltro non esclusiva, cioè non comporta l'interruzione di altre terapie. Questo è un grosso vantaggio per questo tipo di approccio perché personalmente non ho mai sospeso terapie in corso per switchare la cannabis salvo nelle condizioni peraltro, vi ho detto già anche previste dal legislatore, dove ci fosse un'intolleranza agli altri trattamenti. E ancora, ci sono degli altri aspetti che secondo me andrebbero un po' valutati, cioè il fatto che bisogna aprire un pochettino lo sguardo, cioè bisogna riuscire a allargarci un attimo gli orizzonti. Non si è sconvolto nessuno quando 4-5 mesi fa è uscita la notizia che stavano valutando l'MDMA, cioè fondamentalmente l'estasi, per trattare la sindrome da stress post-traumatico. Insomma, mi sembra forse più sdoganabile la cannabis, passate cioè, il paragone che questo. E poi, tornando a noi, cioè, tornando al discorso quella del grande pregiudizio iniziale, l'altra cosa che cerco di stressare io è che comunque non sono condizionato al microfono, non stiamo parlando, prima me lo chiedeva una signora, di un uso ricreativo, cioè un uso voluttuario. Vengono a dire ma sì, però è la stessa, no, non è la stessa, ma perché non è la stessa? Io ho usato anche questo termine di paragone, forse è sbagliato, ma ve lo ripropongo. Cioè dicevo, è come se lei ci avesse in casa una bottiglia di grappa e ogni tanto si tira giù un bicchierino, ok,
oppure c'è la tintura idroalcolica, correggetemi se sono un farmacista, sbaglio, ed è il veicolo che le serve per assumere una terapia. Ne fa un consumo assolutamente diverso, di uno la necessità, dell'altro ne prova piacere. E quindi dico, il discorso dell'utilizzo volontario è tutt'altra cosa, cioè qualsiasi, moltissimi farmaci, tra l'altro i più diffusi, si prestano ad un uso volontario. Adesso non li cito perché non vorrei fare propaganda, non utilizzo proprio di farmaci, però cioè, è un amico farmacologo che tutte le volte ogni tanto mi dice, sai, quello lì, se tu lo prendi così e così, dice, ma l'altro, è una favola, poi me lo vado a rivedere, ma in effetti ha ragione, così come gli amici psichiatri che parlano dell'utilizzo alternativo di tantissimi farmaci. Quindi, in sostanza, forse bisognerebbe perdere un pochettino il pregiudizio iniziale. Se volete, il pregiudizio finiamo, cioè, tanto qua dentro tutti abbiamo i pregiudizi, quando ci guardiamo in faccia ci siamo fatti un'idea di chi siamo, di cosa pensiamo. Manteniamo il pregiudizio, ma cerchiamo di avere il coraggio di andare oltre. Questa è l'idea, anche perché comunque, io parlo da medico, tu puoi avere tutti i pregiudizi del mondo, ma saresti chiamato a fare il tuo dovere. Io la concepisco in questi termini, cioè ci giuri su questa cosa, quindi al di là di tutti i pregiudizi che puoi avere, dovresti superarli, accantonarli, metterteli in tasca, perché quando ti infili il calcio, cioè, stai facendo un'altra cosa, il tuo ruolo dovrebbe trascendere quello che pensi. Poi purtroppo non è così facile, per cui l'altra parte del lavoro, lavorando con la cannabis terapeutica, relativamente ai pregiudizi e il fatto di tranquillizzare i pazienti sul terrorismo che è stato fatto a anche da altri colleghi. E allora un altro tema, parlavamo prima con Elisabetta, è ma se poi mi fermano, mi ritirano la patente. E io dico, sì, me la ritirano, però perché la fermano? No, se mi fermano per un controllo. E io cito sempre questa cosa, come dire, dopo aver consultato i miei amici carabinieri, dico loro, voi come è che lo fate il controllo? Non mi dico, allora, cioè, ci sono i controlli programmati, i controlli che vengono fatti in determinate condizioni, che ne so, alle 4 di mattina, su determinate vie d'alto scorrimento e via dicendo, se c'è uno stato alterato di coscienza, se ci sono, adesso c'è un progetto che viene fatto, mi pare, dalla Polizia di Stato sul screening salivare, ecco, su saliva, però a parte questi fatti qua cerco sempre di sostenere il fatto che, guardate, uno ci deve essere una motivazione, due, la positività ce l'avete, ma peraltro è vero che c'è questa positività, ma invito sempre il Signore a prendere i due giardini, tiriamo fuori i farmaci che mi hanno portato in genere per vedere la terapia che fanno, li leggiamo assieme e c'è scritto, è sconsigliato mettersi alla guida, condurre o lavorare su che è una track in sospensione, gru, conta carichi, e che dico, quindi dico, già con questo farmaco possiamo andare, arriviamo al secondo farmaco che recita generalmente sempre lo stesso ritornello. E alla fine concordiamo che a quel punto lì loro sono arrivati da me in studio con la loro macchina e avevano dovuto ritirare la patente, in buona sostanza. Certo, è sottoposta a controllo. Qui sarebbe, ritengo che sia interessante invece condividere magari l'esperienza di chi da questo punto di vista ci è già passato, perché è anche come dovere di informazione a livello di rete, proprio tornando al discorso di accesso all'informazione, perché le persone possano sapere che sì, è vero, il legislatore prevede che il paziente non dovrebbe mettersi alla guida dopo aver assunto, è stato alterato, però bisognerebbe, comunque io stresso il concetto, di guardi, sì, consideri che noi ci stiamo facendo una chiacchierata di almeno un'ora prima che io valuti l'eventuale prescrizione, seconda, una prescrizione di cui mi assumo tutte le responsabilità, per cui non è finalizzata a un uso voluntario, e sono in me, di cui non è mai una cosa piacevole, ma forse per dispendio di tempo che non è poco, presentarmi nelle sedi opportune per giustificare il fatto che io la seguo e che questa è la terapia che assumo. Che dire, ce ne avrei delle altre, non so se siete tediarvi ancora su questo, se magari avete qualche domanda, forse diventa più, dopo le facciamo alla fine, ok? Grazie. Facciamo, ma alla fine facciamo dai precedenti dibattiti, di solito le domande sono tante. Una cosa sui pregiudizi e sulla morfina di cui si citava all'inizio. Negli Stati Uniti nel 2016 ci sono stati 64.000 morti per overdose,
campioni prescritti o non prescritti ma abusati. Negli Stati Uniti c'è una politica, c'è stata storicamente una politica, diciamo, abbastanza razzista rispetto al controllo dell'uso degli antidolorifici, in particolare se non piace, tanto che lo zar di droga denominato da Trump si è dovuto dimettere perché implicato in questa politica, in particolare norme recentemente approvate che lasciavano le aziende farmaceutiche abbastanza libere di fare quello che volevano, resta il fatto che la cannabis è ed è sta essendo valutata negli Stati Uniti e anche in Canada come una validissima alternativa nella terapia del dolore agli oppiacei, anche perché, come ho detto prima, di cannabis per fortuna non si ha notizie di morte da abuso da ormai diretto da ormai 5.000 seminari. Dottor Mazzoni. Bene, anch'io vi saluto, vi ringrazio per essere qui presenti questa sera. Che dire, anch'io vado un po' a braccio e quindi faccio considerazioni assieme a voi sperando di condividere con voi la mia esperienza. Pazienti come Elisabetta ne vediamo purtroppo tutti i giorni. Noi quando abbiamo deciso di occuparci di prodotti galenici o magistrali, che sono i farmaci che il farmacista prepara in farmacia su prescrizione medica, dal 2013 all'inizio 2014, abbiamo a che fare con pazienti in tutta Italia. In questo momento siamo in una vera e propria emergenza sanitaria. Non si trovano materia prima. E per quale motivo siamo arrivati a questo punto? Vorrei percorrere con voi un po' quello che è lo status quo della situazione attuale. La cannabis è figlia di un Dio minore, cioè è un prodotto che non è brevettabile. Tutto ciò che in natura esiste non è per definizione brevettabile. Io non posso brevettare il cielo, non posso brevettare l'acqua, non posso brevettare ciò che trovo in natura, ok? Quindi non c'è nessuna azienda farmaceutica al mondo che possa investire una paccata di miliardi di euro o di dollari, come volete voi, per studiare il lavoro sulla cannabis. Eppure la cannabis è la pianta più studiata al mondo. Se voi andaste nelle banche dati che di solitamente vanno in medici, studiosi e quant'altro, si chiamano i più importanti, sono PubMed, Medline e compagnia bella, e digitate la parola paracetamolo, che è la tachipirina, fino a qualche giorno fa eravamo a circa 27.000 lavori sul paracetamolo. Se digitate cannabis sulla marijuana, arriviamo a 47.000 lavori. Quindi la marijuana la studiano cani e porci. Il problema è che la letteratura ufficiale a cui si faceva riferimento prima è purtroppo fatta su studi di cannabis acquistata ai grow shop olandesi, dove la cannabis, grazie alla loro legislazione, è libera. O peggio ancora, alla cannabis comprata dal marocchino dietro l'angolo o al mercato nero. Non stiamo parlando di queste cose. Noi, quando parliamo di cannabis terapeutica, parliamo di tutta un'altra cosa. Parliamo di un tipo complesso che contiene dei principi attivi che si chiamano cannabinoidi, flavoni, compagnia bella, alcaloidi e quant'altro. Quindi, i lavori a cui si fanno riferimento devono assolutamente essere fatti sulla cannabis sativa, varietà indica o varietà ruderalis o compagnia bella. Ecco perché a tutt'oggi i vari governi dicono che non c'è uno studio o degli studi scientifici tali da poter dire ufficialmente che la cannabis serve. Quindi l'esperienza che ci stiamo facendo noi oggi, noi come pazienti, noi come farmacisti, noi come medici, la facciamo sul campo quotidianamente. Perché non c'è nessuna azienda farmaceutica che ci detti le linee guida. Questo è un bene, è un grandissimo bene, perché è un bene prezioso. Pochi giorni fa, voi avete letto sui giornali che hanno sequestrato a Mazara del Vallo non so quanti milioni di compresse di un farmaco chiamato la droga del combattente.
La droga del combattente è una sostanza che viene utilizzata dai combattenti dell'ISIS, quelli che si vanno a far saltare per aria, e altro non è che tramadol, un farmaco che molto probabilmente più dell'80% delle persone qui dentro ha sicuramente preso una volta nel contramano. Farmaci che noi vendiamo nelle nostre farmacie, no? Prima diceva il collega, i pregiudizi. Se io a tutti voi dico tintura di laudano, tintura di oppio, morfina cloridrato, a tutti viene in mente una persona che sta male, un oncologico, una terapia del dolore. Ma se dico marijuana, automaticamente mi viene in mente Bob Marley che si fa il cane, ok? Quindi, oggi noi non la chiamiamo marijuana, la chiamiamo cannabis, per dargli un tono diverso, perché diverso è il discorso. Bene, esiste un'azienda in Olanda che ha avuto la lungimiranza di investire soldi per coltivare cannabis. Questa azienda, il titolare è il signor De Drocken, ha avuto la lungimiranza di chiamarla De Drocken, questa azienda. Questa azienda è l'unica che a tutt'oggi commercializza in tutta Europa le infiorescenze di cannabis. Gira con la scorta questo proprietario, perché ha fatto chiaramente i miliardi, come si può dire. Il governo italiano che cosa ha fatto? Ha detto, caspita, per quale motivo devi importare delle infiorescenze dall'Olanda pagandole un occhio della testa, che poi sono soldi che il cittadino deve pagare? Voglio anch'io fare l'esperienza, il governo italiano ha detto, di poter coltivare la mia cannabis di Stato. E ha chiamato in causa il Ministero della Salute, ha chiamato in causa il Ministero dell'Agricoltura. A Rovigo, poco distante da noi, c'è un centro che ha l'eccellenza, che si occupa di barbabietole, di stelle, di grano turco per ottimizzare le coltivazioni. Da 10 anni ha avuto il mandato per coltivare delle piantine e selezionare delle piantine che potessero essere utilizzabili come eventuali farmaci. Non è così semplice, perché occorrono temperature, tempi, ambienti sterili e compagnia bella. Rovigo ha utilizzato e ha fatto crescere queste piccole piante che ha dato al chimico farmaceutico, all'istituto chimico farmaceutico, che è una fabbrica che c'è a Firenze, che produce farmaci per conto dell'esercito italiano, farmaci orfani che non si trovano più in commercio, e quindi il governo ha investito, li ha reclutato il Ministero della Difesa, ha investito più di 1 milione di euro per costruire 9 serre, ok? Che devono coltivare queste piccole piantine che da Rovigo, scortate, vengono portate a Firenze. Su queste 9 serre, costate 1,5 milioni di euro, finora ne hanno lavorate 2 di serre, pensando di poter che potessero essere sufficienti. In realtà non è stato così, perché i 100 kg che ha prodotto nel 2016 sono state letteralmente polverizzate. Ok, c'è sempre quella dell'Olanda, direte voi, ma il Ministero della Salute deve dare l'ok all'importazione, visto che la cannabis è uno stupefacente, quindi ogni anno deve dire quanti chilogrammi può esportare questa azienda. Morale della favola, l'anno scorso abbiamo consumato in tutta Italia 200 kg di cannabis, dallo Stan, quest'anno quanti ne hanno autorizzati? 220. Quindi siamo letteralmente in rottura di stop, perché le previsioni erano di 400 kg. Quindi noi alle volte di giugno non abbiamo più ricevuto materia prima. Ogni tanto qualcuno trova qualche cosa, perché l'Olanda riesce, non so in che modo, a fare importazioni di invece di 100 kg, 1 kg. Ma questo chilo deve bastare a tutte le farmacie italiane che, come noi, si sono messe in gioco preparando questi prodotti, perché non è così semplice con un laboratorio attrezzato fare investimenti economici, ma questo è un problema che non riguarda, ma soprattutto culturali. Come diceva il dottor Berardissi prima, i 3 moschettieri che entrano in gioco oggi sono i 3 attori, i 3 artefici, sono il paziente, il medico e il farmacista.
che devono colloquiare. Il paziente deve dire in itinere quali sono i risultati che ottiene. Il farmacista, non io il farmacista, ma il team di farmacisti, devono comunque utilizzare i metodi estrattivi capaci di poter estrarre tutto il fitocomplesso, non solo il THC o il CBD, ma ci sono almeno 400-500 principi attivi che per noi è importante riuscire ad estrarre. E soprattutto il medico che deve prescrivere, in scienza e coscienza, valutando quelle che sono le possibilità terapeutiche di questa pianta. Possibilità terapeutiche che sono eccezionali. Io prima del 2013 avevo il preconcetto che abbiamo tutti noi. Appena mi parlavo di marijuana, mi veniva inevitabilmente in mente bombardi o quelli che si fanno le carne. Era un qualche cosa che epidemicamente odiavo, perché io trovo intollerante che una persona possa utilizzare delle droghe volontarie, ma questo è un altro, è un'altra canzone. Oggi mi trovo a dovermi ricredere, perché se noi parliamo di cannabis terapeutica, io posso portare la mia esperienza, è solo la mia, quindi quando ti vedi un bambino affetto da una sindrome di Dravet, sindrome di Dravet, una delle malattie più frequenti, è un'epilessia farmacoresistente, bambini che hanno 20-30 crisi al giorno epilettiche. Voi non potete immaginare minimamente, solo se non avete in casa persone che hanno questo problema. Bene, con la cannabis non dico che guarisci, ma risolvi enormemente la tua situazione. Situazioni che arrivi ad avere 2-3 crisi al mese, e scusatemi, non un po'. Ma questa è una piccola goccia, si possono parlare ore e ore in termini terapeutici di quelli che possono essere i risultati clinici, non che io leggo o che lui legge su PubMed, ma che io vedo quotidianamente da tutti i pazienti, quando la mamma disperata piange come lei dice: io sto male perché non trovo la terapia. Hai voglia di dirgli: ma sì, tanto c'è il Tegretol, tanto c'è il Depakin, tanto ci sono, c'è il Contramar, ci sono questi farmaci. Cioè, ormai siamo arrivati a questo punto. Quindi il problema fondamentale è un problema politico, quindi io la ributto in politica. Sono i tre ministeri che non si parlano: salute, difesa e agricoltura. Perché non si parlano? Perché lo dico, fino a un mese fa la volevano chiudere. Volevano chiudere, lo dico, perché il Ministero dell'Agricoltura dice chi crea questi centri di eccellenza che ce ne sono sparsi in tutta Italia, servono poco o non servono. Teniamo aperto quello di Padova e chiudiamo quello di Rovigo. Il ricercatore, il primo ricercatore, che è quello che a mio avviso ha più esperienza, che è l'unico che sta facendo esperienza, che è di Ferrara, il dottor Paolo Grassi, ha fatto i salti mortali, perché guardate che io qui ho la commissione del chimico farmaceutico per costruire le talee sono le piccole piantine che devono essere geneticamente tutte uguali per poi essere incubate e mandate a crescere al chimico farmaceutico, ok? Io qui sto facendo un lavoro importante. Allora il Ministero della Salute, ah sì, è vero, ci eravamo sbagliati, allora riduciamo Padova e mandiamo delle persone su Rovigo. Questo per dirvi come è un paradosso questo. E torno a monte dicendo che poiché non c'è un'azienda che investe fior di miliardi o di milioni, logicamente, purtroppo andiamo ognuno per conto nostro, il paziente per conto suo, il farmacista si arranca, il medico si arranca, si creano queste associazioni un po' carbonate, perché poi noi, come è giusto che sia, ogni mese siamo, abbiamo un'istruzione, e questo e quest'altro, poi ci veniamo criticati perché appunto, come diceva il dottore, siamo andati su internet, non noi, ma siccome facciamo divulgazione, voi considerate che già il fatto qui di parlare di cannabis, io non posso farlo secondo le leggi attuali, perché è uno stupefacente, quindi secondo la legge del 1934 io non posso parlare di cannabis, non lo posso fare qui, non lo posso fare sui giornali, non lo posso fare su internet. Comunque ce ne freghiamo, nel senso che abbiamo fatto ricorso e tutte le farmacie hanno fatto ricorso e nessuno si è preso l'onere di dire chi ha ragione, perché nessuno sa darci spiegazioni. Ma detto questo, ci sono problemi all'altro. Il problema fondamentale è che la materia prima c'è, ci potrebbe essere, se ci fosse la volontà politica di
aprire mentalmente. Oltretutto il governo potrebbe fare business, perché parliamo anche da un punto di vista economico. Il governo ha detto: io voglio che la cannabis venga venduta a 9 euro perché c'erano dei prezzi eccessivi. Io attualmente la cannabis, come tutte le farmacie, sono obbligato a vendere a 9 euro il grammo, ma la compro a 10 euro, quindi lavoro in perdita. Non lavoro in perdita perché logicamente io ho la mia professione, io ho un modo onorario. Però molte farmacie si sono tirate indietro e hanno detto: cazzo, non è più un business, mi tiro indietro, e quindi lasciando a poche farmacie l'onere di dover gestire questo, questo segmento. Quindi il governo dovrebbe, oltre che monitorare il prezzo, dare la possibilità ad altri competitor di poter produrre la cannabis, oppure aumentare la produzione del chimico farmaceutico. L'SR le ha le possibilità, le ha, non c'è la volontà politica di farlo. La domanda è sempre in crescita la domanda, perché, torno a ripetere, poiché molte farmacie hanno lasciato il campo, perché è un impegno, perché è un rischio, avendo in asse un mese sì, un mese no, poi capite che sono sempre rotture di scatola. Ma uno lo fa con piacere, non perché io sia folle, sono sincero, ma semplicemente perché poi quando ti accorgi che il paziente migliora, beh, insomma, io ho 30 anni che faccio accademica, 30 anni che faccio farmaci, perché mi piace il mio mestiere. Quindi io tratto dal maiale che ha il verme, quando il veterinario mi fa, scusate, perché è il nostro mestieraccio, a cure per la bellezza, le creme e quant'altro. Ma quando ti trovi a che fare con un argomento così importante, così di vitale importanza, ti rimbocchi le maniche, te ne freghi e vai avanti. Perché queste sono le vere soddisfazioni. Quando un paziente migliora, allora io posso vendere tutta la spina che voglio, tutta la tachipirina che voglio, ma quando trovo un farmaco che non ha effetti collaterali e ha un indice terapeutico così eccezionale e ha dei risultati clinici importanti, io farò di tutto per quello che riguarda la mia professione per far sì che la gente possa avere un'arma farmaceutica diversa da quella convenzionale. Grazie per l'attenzione. Grazie. A proposito di costi per lo Stato, la produzione di cannabis costa un euro al grammo, anche medicinale, questo è il costo negli Stati Uniti. Segnalo che in uno dei famosi studi, adesso non ricordo se su PubMed o su qualche altra rivista, è provato come l'utilizzo della cannabis in luogo di altri, parliamo di terapia del dolore in particolare, in luogo di altri farmaci oppiacei, porta ad un risparmio della spesa pubblica, almeno questo è stato negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è questo studio appunto che valuta un potenziale risparmio di quasi mezzo miliardo di dollari l'anno per le casse dello Stato e per quelle dei pazienti. Io a questo punto lascerei la parola a chi volesse intervenire con le domande. Signora. Soprattutto ora
cioè questa è una testimonianza di una mamma che lei me l'ha scritto perché è vero, non è che mi faccia della pubblicità particolare. Quindi volevo portare questa testimonianza, assolutamente. Grazie, grazie tante. Anche io avevo un grandissimo pregiudizio, però guardandoci bene, studiando, riuscendo a informarsi, soprattutto da persone che sono competenti, si riesce a capire che la cannabis è un'altra cosa della marijuana. Grazie. Allora, nella cannabis esistono, abbiamo detto, circa 400 principi attivi, un centinaio circa i cannabinoidi. I più importanti sono il THC o tetraidrocannabinolo, il secondo più importante è il CBD cannabinolo, ok? Il tetraidrocannabinolo passa la barriera ematoencefalica e ha quindi effetti psicotropi. Se ne prendo troppo faccio il viaggio, ok? Che posso essere, può essere il positivo o il negativo. Il cannabidiolo invece non passa la barriera ematoencefalica, ma ha un'azione, il dottor Pedradisi sicuramente meglio di me lo potrà spiegare, molto 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 importante, perché semplicemente fra le tante cose agisce su delle cellule medianti del sistema immunitario. È il nostro grande burattinaio, va bene? Il sistema immunitario è quello che controlla tutto. Controlla se ci ammaliamo, se ci viene l'allergia, se ci viene un tumore, controlla tantissime cose. Una sua immunomodulazione serve a tenere a bada un'infinità di malattie. Quindi l'attenzione oggi è particolarmente concentrata su CBD o cannabidiolo. Io però vi dico anche un'altra cosa, un altro gruppo di principi attivi estremamente importante sono i terpeni. I terpeni noi li conosciamo tutti perché sono quelli del limone, il limonene, dell'arancio, degli oli essenziali, no? Che lavorano in sinergia con i cannabinoidi. Faccio sempre un esempio in genere. Quando io vado al concerto e ascolto un'orchestra che suona un'opera, devo ascoltare tutti gli strumenti musicali. Se io ascolto la Traviata fatta solamente con il primo violino, sarà per quanto bella, ma è solo fatta col primo violino. Ora, se io do un CD solo, è come ascoltare la Traviata con il primo violino. Anzi, a volte si possono creare dei paradossi, per cui Madre Natura ha detto che ogni volta che tu usi la cannabis, questo vale per tutte le piante, devi usare il fito complesso. Se tu hai la pretesa di togliere uno o più principi attivi e utilizzarne solo uno, io ti frego, cioè ti faccio delle reazioni che tu non ti puoi aspettare. In clinica l'abbiamo già avuto. Io non so se voi vi ricordate, penso di no, esisteva un farmaco per smettere di mangiare per dimagrire, si chiama la Compria, che era un farmaco di derivazione dei cannabinoidi. L'hanno ritirato dal commercio dopo 2 mesi perché aumentava il rischio di suicidio. Recentemente, 2 anni fa se non vado errato, in Francia, dei volontari che stavano utilizzando dei farmaci precursori della cannabis o che andavano a interagire sul sistema dei cannabinoidi, sono morti perché gli effetti collaterali erano quelli. Cosa significa questo? Significa che io, se devo usare la cannabis, devo usare tutto il fito complesso. Solo in quel modo posso avere dei risultati clinici. Ora in commercio si trova il CBD perché è registrato come aroma, quindi non è un farmaco. Anche qui manca una legge, per cui l'estrazione che viene fatta del CBD è considerato un olio essenziale, quindi lei quello che trova in commercio è un CBD al 4-5%, a volte poi addirittura è un 4-5% di un qualche cosa che è già al 20%, quindi è come dire, io compro una grappa già diluita di per sé, non so se sono stato chiaro. Quindi
che faccia bene, sì, ma che sia terapeutico, che serva a curare, io ci andrei un po' piano, perché ogni volta che noi, ripeto, abbiamo a che fare con un solo principio attivo, non abbiamo la sicurezza di interagire col sistema degli endocannabinoidi, che è un sistema magnificamente complesso, estremamente sicuro, a patto che si usi tutto il fico complesso. Il grosso del nostro impegno come medici, come farmacisti, è quello appunto di estrarre il fito complesso, non il principio attivo. Ed ecco il perché nessuna azienda può brevettare il prodotto, perché altrimenti un'azienda estrae il CBD, brevetta l'estrazione e lo vende ai prezzi che vuole lui. Ok? Direi che ho già detto quasi tutto, però faccio un po' io poi il farmacista. La domanda su questi prodotti è, innanzitutto, sono estratti vegetali? Boh, sono di sintesi? Non lo so, sono estratti vegetali. E la seconda è, le preparazioni che vengono allestite in farmacia seguono un determinato protocollo, ce ne sono due, tre, parlo di quelli estratti oleosi, no? Queste, bisogna capire l'estratto come è stato in buona sostanza. Adesso non entro nel tecnico, anche perché poi non ne capisco, scusate, però qua arriva il lavoro del farmacista. Cioè, in buona sostanza, una delle condizioni perché possono essere attivi è proprio il meccanismo di estrazione. L'altra cosa, hanno, correggetemi se sbaglio, però questi sono registrati, penso, perché non li conosco nello specifico, perché non li uso, adesso spiego anche perché non li uso, per il presupposto che diceva anche il dottor Mantovani, che contraddice un po' la logica intrinseca, cioè stiamo parlando di un sistema endocannabinoide che è un sistema multifattoriale, multivariabile, complesso, ok? Che è il nostro sistema, perché se la cannabis funziona è perché noi abbiamo dei recettori, ok? Abbiamo dei recettori in cui la cannabis si infila come una chiave nella sua serratura. Ci sono più serrature e più chiavi. Allora qua ipoteticamente cerchiamo di utilizzare una sola chiave su un'ipotetica unica serratura. Non quadra più, cioè non quadra più il presupposto di prima. L'altra obiezione, ecco, la conservazione di queste sono registrate alla fine come integratori, mi pare, no? Cioè aromi però sono notificati, immagino, al Ministero della Salute nella categoria. Sono notificati come qualsiasi integratore, io so che viene notificato, secondo me basta presentare, se non è un cosiddetto novel food, cioè se è già stato adottato in un paese della Comunità Europea, basta presentare una breve relazione che ne illustra la non pericolosità e ribadisce qualche presunto effetto benefico salutistico, no? Che non abbia caratteristiche però di tipo francamente farmacologico, no? O terapeutico. Quindi vengono registrati così, però per esempio l'altra criticità è che questi qua hanno delle scadenze che sono molto lunghe, correggetemi se sbaglio, e io invece so che gli estratti oleosi vanno a una scadenza che normalmente è di 6 mesi, conservati a temperatura controllata, quindi anche lì ci sono, potrebbero solamente degli eccipienti piuttosto che dei conservanti che potrebbero snaturare il cannabinoide presente. Quindi insomma, questi qua sono i miei dubbi. Poi l'altra cosa è che qualsiasi tipo di applicazione, da quel poco, scusate, che ho letto, sono fatto, è che comunque comporta sempre una sinergia almeno tra CB1 e CB2. C'è sempre un gioco, un sinergismo, quindi se non abbiamo tutta l'orchestra consideriamo almeno il duo, no? Pensatemi l'esempio. Viene proprio a mancare, quindi sì, probabilmente il CBD già di per sé ha delle grosse valenze potenzialmente terapeutiche o se preferite salutistiche, però insomma, visto che già dovremmo andare fra virgolette con i piedi di piombo, ci muoviamo in un terreno minato, non me la sentirei di espormi così tanto dando un endorsement su un prodotto di questo tipo senza nulla togliere, nel senso che lo lasciamo nell'ambito degli integratori che non sono nocivi, come ci dice il Ministero, perché se no non li registrerebbe. Questa è la mia opinione. Grazie. C'era Valerio. Un'osservazione, poi una domanda. Io sono un medico neurologo, quindi un futuro possibile presente.
un esempio molto pratico e molto banale. La domanda che sentirei di fare è questa, partendo dall'osservazione comunque presente di tutti noi che preconcetti sono molto radicati e resistenti, esiste anche, dicevi tu, una cattiva informazione, una mancanza di informazione. Quindi da questo punto di vista l'iniziativa di oggi credo che sia lodevole e auspico che sia una cosa reale, soprattutto in collaborazione con i vari ordini dei medici locali. La domanda però è questa, dal punto di vista medico-legale, io ho già scritto qualcosa, non so se il protocollo, però è un po', diciamo, mi sento tranquillo e sereno di aver fatto il mio dovere, ma vorrei, se possibile, qualche parere legale, medico-legale in particolare, sulla un comportamento migliore per tutelare i pazienti in primis, ma anche il medico prescrittore. Grazie. Allora, penso che il paracadute universale non ci sia, perché tanto... No, adesso tornando... Posso fare un esempio? No, la domanda era, devo conservare per 10 anni, 20 anni come la dichiarazione dei redditi, tutte le mie, il protocollo, il consenso informato, capisci? Sì, non so, nella pratica, banali, ma sì, non credo che la cosa fondamentale sia il consenso informato, quello lo conserviamo. Consenso informato e poi lì credo che di pari passo vada la corretta informazione, ovvero sulle diverse sentenze, non sulla Camera, tutte le sentenze di consenso informato, la validità, se davvero è completo, recepito e compreso dal paziente, che vuol dire che come dicevo un amico, caro amico neurochirurgo, io le persone le devo già tagliare, la prescrivo, non è che ci posso perdere del tempo. Quindi in buona sostanza, come dire, magari è una prescrizione che è svincolata da un'attenta visita, o quantomeno credo che da un'attenta, oltre che da un'attenta, da una visita documentata, cioè quindi una relazione relativa al dato genere visitato, il quale probabilmente, ecco, seguendo le indicazioni attuali, dice il legislatore, c'è da documentare chiaramente lo storico del paziente, la sussistenza di non controindicazione, perché qua c'è controindicazione, cioè adesso dicevamo il farmaco sicuro, perché sicuro se parliamo di farmacologia strettamente, cioè non abbiamo una causa di decesso direttamente riconducibile a cannabis, però darla a comunque un paziente che possa avere, quando non un tecnico, turbe psichiche rilevanti, una pregressa storia, ambito psichiatrico è una controindicazione, cioè darla senza chiedere quali altri farmaci sta assumendo è una controindicazione, perché è vero che si può associare con doppio olio, è vero che però nella pratica dobbiamo valutare che un eventuale incremento di un effetto sedativo potrebbe essere pericoloso per il paziente, non perché muore della cannabis, ma perché insomma se le cose si sommano ci possono essere dei fattori. Quindi direi che dal punto di vista della prescrizione, va bene anche per l'utenza, passatemi in termine, cioè forse è giusto che non sia una prescrizione fatta così alla leggera perché uno è un grande fan della cannabis, così, insomma, perché poi no, cioè, i medici hanno anche loro le loro pette, giusto? Per cui uno si innamora del farmaco, di un farmaco, e da sempre quello, no? È una cosa, quello perché io prima dicevo, cioè di che paziente lo guarda, magari non funziona, mi guardano male, cioè, proviamolo. L'ipotesi è questa qui, è che insomma va condivisa assieme per il medico, secondo me deve documentare, come dire, un'attenta analisi, dimostrare di avere conoscenza del paziente, quindi per scriverla, poi si può incappare in errore, si potrebbe anche incappare in malafede del paziente. Questo ritengo che possa esserci, cioè chi vuole fare un uso volontario della cannabis potrebbe avere un interesse a venire a forzare, a richiedere una prescrizione. Non so quale reale vantaggio ci possa essere, ve lo dico, io l'ho sospettato alcune volte, ho cercato di tutelarmi, però è una cosa magari da considerare. Prendiamo l'esempio della patente. Una prescrizione di cannabis a fini terapeutici a qualcuno potrebbe, tra virgolette, essere utile per giustificare un utilizzo voluntario della stessa, capite? Cioè una positività, un droga test giustificato da una prescrizione. E in questo caso, secondo me, insomma, basta attenersi alla buona norma di valutare bene il quadro, documentarlo,
condividere col paziente e responsabilizzarlo. Noi facciamo anche una dichiarazione, faccio firmare al paziente sulla presa di responsabilità, cioè del tipo impegno, conosco l'eventuale, diciamo, una sorta di consenso informato bis, conosco l'eventuale potenzialità, come dire, utilizzo volontario della sostanza, mi impegno a non assumerla a tal fine, mi impegno a non cederla ad altri e a porla in custodia, insomma, cioè a non lasciarla in giro, detto in termini pratici, ecco, dopo chiaramente sì, i rischi ce li si prende sempre, però ce li prendiamo su tante cose. Cioè penso che la prescrizione poi anche del farmaco tradizionale che viene fatta off label, cioè per i medici vuol dire fuori da un'indicazione precisa, ma perché spesso si fanno le cose perché come si può dire, ma se è sempre fatto così o funziona così, penso che non vuol dire negare l'evidenza scientifica, ma in alcuni casi diceva la medicina è anche scienza, no? Quindi il problema è che la scienza alle volte non va d'accordo con l'arte, insomma, quindi sì, una finestra di rischio sicuramente c'è sempre, però io credo che, almeno nella mia esperienza, la cosa sia soprattutto, come dire, la cosa fondamentale sia una conoscenza della persona, del paziente e della patologia. Poi chiudo, però per esempio tornando al discorso di prima, pazienti che possono avere un quadro di, che ne so, dolore neuropatico di plasticità, cioè io personalmente mi rifiuto di prescrivere se un paziente dice da me, dico, lei ha una diagnosi di multipla, dov'è la definizione? No, bene, insomma, guarda, diciamo così, oggi è venuto a trovarmi, ci rivediamo alla porta, perché non voglio negare niente a nessuno, però non è plausibile che un paziente che non ci serve questa prescrizione, io ammetto che magari che c'è un neurologo curante non gliel'abbia prescritto. Lecito, non se la sentiva, non voleva fare concedere, che non voleva, non aveva conoscenza del consenso informato, però giustamente ha una documentazione dove lui relaziona che sia il medico curante, i colleghi, dicendo a questa condizione lo seguiamo per questo, e io allo stesso modo posso dire, io proverei a integrare in questo modo, personalmente non vedo controindicazioni, però ci si confonderebbe quando viene a mancare quello anche da parte del paziente, io magari sono un po', come dire, insospettito anche di quella verità, però adesso andiamo nel tecnico, scusate, spero di aver risposto. Prego. Buonasera, io sono Lelio Ciampolillo, senatore portavoce per il Movimento 5 Stelle. Intanto volevo complimentarvi davvero per questa lodevole iniziativa, soprattutto perché ho ascoltato i relatori e sono stati davvero chiari e esaustivi tutto su questa materia dove effettivamente se ne parla sempre troppo poco e non è mai abbastanza fare informazione. E io in questi giorni il decreto fiscale che è stato recentemente approvato al Senato, adesso passerà alla Camera, ha introdotto delle nuove possibilità e importanti novità proprio su questo argomento. E in particolare le novità sono gli emendamenti che abbiamo presentato io come primo firmatario, prevedono tre novità importanti. Prima dicevamo che uno dei problemi dell'approvvigionamento di cannabis medica, appunto, che arriva dall'Olanda e ne arriva poca, e contemporaneamente quella dell'istituto militare, coltivata dall'istituto militare, non è sufficiente. Per questo abbiamo presentato un emendamento che darà la possibilità, con questo decreto fiscale, di coltivazione a enti e imprese. Quindi a breve ci saranno nuove imprese o italiane o anche straniere che potranno partecipare quindi alla coltivazione, quindi coltivare cannabis medica, ovviamente sotto l'autorizzazione del Ministero, e che conferiranno direttamente quindi il prodotto della coltivazione direttamente all'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, che poi provvederà a dispensarlo alle farmacie. L'altra novità introdotta che lo stesso Istituto Chimico Farmaceutico Militare potrà preparare direttamente i cosiddetti preparati vegetali, quelli galenici, quindi non solo le farmacie, perché c'è un problema
che non tutte le farmacie in Italia sono farmacie galeniche. Quindi per sopperire alla mancanza di farmacia galenica nel 100% dei comuni, l'istituto militare potrà preparare quegli oli o compresse che ovviamente sono sempre preparati vegetali e che si ottengono attraverso i fiori di cannabis. E l'altro problema fondamentale che riscontrano i pazienti, questo l'abbiamo fatto proprio sotto richiesta dei malati, è che oltre alla mancanza di cannabis nelle farmacie c'è spesso l'impossibilità di ottenere la prescrizione, cioè molti medici non conoscono proprio l'argomento e quindi o chi ne sa qualcosa spesso ha anche paura, perché ovviamente c'è questo retaggio culturale, cannabis, marijuana, vietato, e quindi c'è molta diffidenza, anche ovviamente incomprensibile da parte dei medici che non conoscono bene questo argomento. Quindi il terzo emendamento prevede proprio la possibilità della formazione dei medici e quindi il Ministero poi provvederà a elaborare su tutto il territorio nazionale, per esempio, incontri formativi per i medici in modo che i malati possano avere accesso a questo tipo di cura, che ovviamente oggi fino a ieri si considerava una cura alternativa, invece oggi effettivamente sono gli stessi malati che lo chiedono, tant'è vero che proprio in alcuni casi si registra la necessità per la disperazione, proprio, o non avendo, perché c'è anche una questione economica, non avendo la possibilità di comprare la farmacia, o non avendo proprio la possibilità di riceverla perché il medico non te la prescrive o perché la farmacia non ce l'ha, spesso alcuni sono stati costretti a violare la legge e quindi a coltivarla in casa. E tanto è vero che la giurisprudenza recente spesso e volentieri assolve quei malati che avevano in casa, sono stati sorpresi in casa a coltivare piante di marijuana, e il giudice ultimamente tende sempre, quindi la giurisprudenza, ad assolvere quei malati, perché la giurisprudenza dice allo Stato, cioè dice in questo momento la legge prevede come reato la coltivazione e quindi dispaccio, ma se il malato riesce a dimostrare che la coltivazione è a fini terapeutici, il giudice in quel caso assolve. E abbiamo visto anche assunzioni con detenzione di parecchi grammi di cannabis, semplicemente perché è una persona malata che non riusciva a reperire diversamente la farmacia, a reperire diversamente. Proprio ieri l'ultimo caso che è stato mostrato da un video delle linee. Insomma, volevo portare questo contributo direttamente dal Senato. Grazie. Che sono stati eliminati dalla legge che andrà in discussione è appunto, e mi allaccio anche a quello che ha appena detto il senatore, la completa depenalizzazione della coltivazione ad uso personale, cosa che evidentemente rientrava all'interno di un quadro, di un progetto, di un disegno decisamente più ampio. Da come ha fatto la sua introduzione però mi è venuto dubbio che probabilmente farmacisti e medici abbiano in mente soltanto un certo tipo di produzione che non è quello personale, nel senso che avete lungamente parlato di come si arriva ad ottenere la sostanza utile, secondo lei attraverso coltivazione personale, quindi un uso personale presumibilmente diretto a un po' che è supportato da un consiglio medico, si possono raggiungere gli stessi risultati? Guardi, io faccio è un argomento che non su cui non voglio. Esistono due tipi di utilizzo della cannabis, uno medico e uno ludico, no? Io mi occupo solamente di quello medico. Poi l'ottenere un determinato tipo di pianta che deve essere priva di miceti, di funghi, di spore e quant'altro,
abbia un titolo in termini principi attivi, prima parlato di THC, CBD, flavonoidi e compagnia bella, terpeni, deve essere standardizzato e ripetitivo. È impossibile che quello che faccio a casa mia sia uguale a quello che deve fare a casa sua e quello che poi qui scendiamo in un argomento che esula dalle mie competenze. Io mi occupo di farmaci e noi per ottenere un farmaco abbiamo inevitabilmente necessità di un, di un principio attivo, di una droga, quello che noi chiamiamo droga, cioè della parte della pianta che contiene il principio attivo, che deve essere stabile. La tolleranza deve essere minima. Se il Bedrocan contiene il 22% di THC, ragioniamo sul 21-23 punto. Non può essere oggi 15, domani 40 o giù di lì. Deve essere stabile. La stessa coltivazione, torno a ripetere, è molto importante, deve essere fatta in ambiente sterile, perché la presenza di aflatossine che provengono da funghi e quant'altro rende il prodotto finale completamente differente. E quindi purtroppo capita che molte persone che non trovano la materia prima farmaco si orientano al mercato nero e poi si hanno effetti collaterali che effettivamente non sono imponderabili, questo esulano dalle mie competenze. Concludo dicendo che è importante, è importante che il prodotto sia standardizzato e che quindi sia considerato come farmaco. Lascio la parola a Elisabetta così completi. Ok, io penso che sì. No. Però posso dire, la funzione può essere una delle soluzioni, una scelta che lasciata. Ma io posso provare, ma ti dico, il paziente deve essere seguito da farmaco, è un farmaco che sa che cosa assume. Io, con la mia patologia, devo sapere che cosa assumo, soprattutto che deve essere sempre quello esattamente lo stesso. La situazione non mi dà questa possibilità, che possa esserci per qualcuno, per qualche tipo di malato, questa possibilità va lasciata la scelta. Ok, perfetto, ma ci deve essere la tutela, in primis, in questo momento, un momento dell'importazione per tutti. Poi che si dia anche la possibilità a chi può, però tanta gente non avrebbe né il mezzo, né la possibilità, né la facoltà, cioè la maggior parte dei malati, come me, come tanti, ci hanno anche provato di coltivare, non è servito a quasi niente, perché non sappiamo neanche farlo, sinceramente. Quindi è molto complesso, capito? Non è che è un pomodoro che tu pianti e sei a posto, cioè che cosa piantiamo, che cosa facciamo, cioè, quindi ci vuole sì la possibilità, bisogna che ci lasciano la scelta. Se un malato vuole farlo, che lo posso fare. Se un malato ha bisogno di essere seguito dal farmacista, dal medico, eccetera, che debba essere, che però abbia anche la continuità di farlo. Io rispondo a Italia politicamente. La norma che era stata messa in un emendamento alla Camera l'anno passato per 9 voti, l'altro per 16 o 12, non mi ricordo. Era secondo me una norma che depenalizzava completamente l'uso della cannabis ad uso, cioè la coltivazione della cannabis ad uso personale, ad uso medico, era una norma che andava letta in termini umanitari, cioè non è possibile colpire penalmente una persona che usa quella cosa lì per curarsi, peraltro di più con una condanna che è superiore a quella per la produzione di farmaci non autorizzata, per cui davvero fuori. Poi è vero che ultimamente, per fortuna, grazie a un'interpretazione della Cassazione sulle norme, sulla criminalità del fatto, coltivazioni anche di un certo numero, cioè una a Ferrara di numerose piante di marijuana, dei ragazzi che fanno
autonomo, assolutamente non terapeutico, però rimane alla sensibilità del giudice, del PM e della sezione di Cassazione alla quale arriva l'appello, per cui diciamo, siamo ancora in questa situazione. Non so se ci sono altri notiziari. Io proprio un paio di considerazioni, visto che la politica, nel senso così, in generale e particolare rispetto dire, a chi ci governa, a chi ci ha governato o a chi ci governerà, è duplice rispetto al tema ampio e complesso della depenalizzazione di alcune sostanze e invece della parte di cui stiamo parlando questa sera in modo tecnico, molto vero, ma anche molto umano, perché parte dai bisogni che sono quelli del malato, della malattia e dei tecnici a cui è affidata la cura di chi soffre. E il fatto che la discussione finora e anche gli interventi siano separati ritengo sia opportuno, perché la politica ha l'obbligo di preoccuparsi, di occuparsi del diritto alla salute di tutti i cittadini. E qui stiamo parlando di questo, ecco. E il sapere, credo non lo si sappia abbastanza, al di là del pregiudizio, accanto ai pregiudizi, che ci sono problemi di salute che vengono modificati, insomma resi insopportabili, ecco, da una tipologia di farmaco di cui abbiamo parlato questa sera. Io credo che il dovere, veramente, e me l'assumo in prima persona intanto, ecco, della informazione, della corretta informazione, proprio della separazione delle due tematiche, sia un dovere, sia quanto mai urgente, e appartenga o tenga a quella sfera di problemi di cui molti cittadini, perché poco informati, perché come tutti insomma abbiamo i pregiudizi, dicono ci sono problemi più importanti, e si comincia dal lavoro, dalla sicurezza, come se invece il diritto alla salute non sia come dire, importante per tutti i cittadini, e perché poi venga sia possibile correlarlo anche con i problemi della sicurezza, anche con i problemi del lavoro. Ho seguito quanto si diceva sulla produzione, eccetera, e visto che insomma, io sono di Ferrara e che vediamo in una provincia abbastanza povera, ho detto no, anche molto agricolo, perché no, ecco. E l'altro aspetto è un aspetto altrettanto importante, quello altrettanto, insomma, diversamente importante, ma che è presente, che è quello della depenalizzazione di alcune sostanze, e qui non entro nel merito delle sostanze perché non sono tecniche, eccetera, però sappiamo, voglio dire, quanti problemi relativi alla sicurezza e alla salute dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, alla disinformazione esistono, e come una corretta interpretazione e conoscenza del fenomeno e delle misure che si possono, voglio dire, temperare, quanti benefici potrebbero portare e anche risparmi. Perché il medico, lo psicologo, eccetera, sono importanti, ma la cosa ancora più urgente sarebbe quella di evitare che i ragazzi o le ragazze o le persone usassero le cose che possono essere le sostanze, che può essere l'alcol, che può essere il fumo, che può essere il sesso, ecco, in un modo così, no, spontaneo e poco informato, che creano un costo in termini di sofferenza e costo reale importanti. I cittadini tutti, la politica che li rappresenta, dovrebbero fare un bagno di umiltà e uno sforzo di informazione. Ecco, i pregiudizi ci sono, ma insomma ogni tanto gli adulti possono anche essere consapevoli di accantonarli, come insomma le persone che sono qui presenti probabilmente al tavolo. Quindi il mio impegno piccolo, ma insomma credo che la strada più delineata sia
considerazione personale, cioè io trovo che parliamo di ambito terapeutico, esclusivamente terapeutico. Se arriviamo ad ammettere l'autocoltivazione per la terapia, allora le istituzioni falliscono. Cioè, allora veramente lo Stato manca. Cioè, da proporre l'autocoltivazione per la terapia è come dire: signore, armatevi, non siamo in grado di garantirvi la sicurezza, signori, cioè, siamo a Caporetto, cioè gli austriaci vengono a mangiare il baccalà alla veneziana a Venezia, alle armi, reclutiamo i ragazzi di 15 anni, cioè è una situazione disperata. Allora, io non sono un esperto di agricoltura, però mi risulta che negli anni 50 qua ci fossero delle zone vocate alla coltivazione della canna. Allora, con un po' di orgoglio nazionale ci dobbiamo farci insegnare dagli olandesi come si fa, cioè, voglio dire, dobbiamo proprio andare a imparare dagli olandesi? Vabbè che sta diventando la serva del mondo l'Olanda, perché stanno facendo coltivazioni intensive di tutto e hanno dei livelli di produttività pazzeschi, però sono scappato quello che penso che sarebbe in grado, quindi se di fronte a una cosa del genere, sommato un costo di produzione ridotto, dobbiamo andare a dire diamoci all'autocoltivazione perché non riusciamo a fornire, una grave perdita, è una grave perdita dello Stato, della Repubblica, delle istituzioni, cioè è un vulnus secondo me notevole nazionale, passato, perché siamo perfettamente in grado, stiamo parlando di uno sforzo indicibile, si tratta di uno sforzo di comunicazione, di sinergia tra istituzioni, non mi sento di proporlo, peraltro sarebbe un ottimo modo per affossare verosimilmente una terapia, perché se non mi date i mezzi per poterla curare una persona, se mi date l'incertezza come metro di giudizio, io come posso gestire oggi sto bene, oggi sto male, quanta ne ha presa, sì, no, però la pianta lì è un po' più bassa dell'altra, cioè non faccio l'agronomo, cioè io parlo da medico, quindi era già un problema gestire le terapie quando c'erano solo, tra virgolette, la possibilità di fare gli infusi, no? Cioè le famose bustine, io avevo pazienti che andavano sulle montagne russe, madonna, oggi no, sto malissimo, ma non conta niente, il giorno dopo stavo benissimo, cioè io ero lì a spiegare come si preparava un cappotto, io non sono capace di cuocere una volta che cammino, cioè intendete, quindi l'autocoltivazione in questo senso se la accenno terapeutico è il fallimento, cioè la vedo così e non è una via da perseguire. Poi sulle altre considerazioni non ci metto assolutamente, mi limito a questo, però lasciatemi, insomma, questo qua, no, per tenere a capo i cavoli una cosa, diciamo, non essere favorevole all'autocoltivazione, l'altra cosa è mandare in galera chi autocoltiva. Ci sono, secondo me, credo secondo Mario, vi rimetto. Mario Zamorani, dopodiché Ilaria chiuderà perché il comune chiude per cui dobbiamo andare a spazio. Velocissimo. L'incontro di oggi ha un argomento ben limitato e delicato, cannabis terapeutica, dal punto di vista del paziente, dal punto di vista del medico che prescrive e dal punto di vista del farmacista che prepara il prodotto. Va bene. Però è anche stato detto il problema è politico, va inserito all'interno di un contesto. Andando oltre, il problema è culturale, perché so che i problemi culturali ci vanno decenni, va bene, e quindi va bene dal punto di vista culturale tutte le occasioni per fare informazioni e discussioni, come questa, ce ne fossero mille, sarebbe meglio. Però dal punto di vista politico, inquadrando in un contesto più ampio anche questo argomento, che è diverso dal posizionismo su sostanze vitali, sono due argomenti diversi, ma inseriti l'uno dentro l'altro. E allora, visto che è utile fare informazione, perché i pregiudizi, che sono infiniti, si superano soltanto attraverso la discussione. Non c'è, solo la discussione e la presentazione di dati scientifici
solo attraverso questi strumenti è possibile un, po un millimetro al giorno superare il tempo. E allora, visto che fra poco ci saranno le elezioni politiche, visto che ci sarà un collegio uninominale qui, in questa provincia, beh, allora invito Leonardo e Ari, potremmo fare insieme, a organizzare un momento pubblico di discussione con chi sarà presente, candidato del collegio uninominale, per affrontare questo argomento, ma anche altri argomenti all'interno dei quali questo si inserisce, come dicevo, si diversi, perché i problemi del protezionismo è economia, è giustizia, è libertà delle persone, è diritti delle persone, è carcere. Il problema del protezionismo è tutto questo. Visto che in campagna elettorale per lo più si parla di nulla, di quello che si commette, cioè di chi è più babbo natale dell'altro, per una volta si è fatta una discussione su questi argomenti che sono inerenti a molti aspetti del vivere delle persone che vivono nel nostro contesto sociale. Facciamo. Era già in tardi. Sì, ringrazio Mario per aver sostanzialmente sintetizzato quello di cui c'è bisogno, perché se è vero che i pregiudizi in una sala come questa, come in qualsiasi altro luogo in cui si ritrovino più persone, sono assolutamente naturali, ancorché legittimi, io credo che il dovere del politico sia quello di riconoscere i propri pregiudizi e essere in grado di smontarli nel confronto con l'altro e superarli. Ed è proprio questo, secondo me, uno dei problemi del tema che abbiamo affrontato oggi, che è così complessivamente affondato all'interno di un grande pregiudizio, proprio perché la politica ha perso, secondo me, l'abitudine, ammesso che l'abbia mai avuta, di affrontare i problemi nella loro complessità. Quello di cui parliamo oggi è un pezzo, come ricordava, è stato più volte ricordato, come ricordava anche Mario, un pezzo di una questione molto più grande, e il fatto che si arrivi ad una legge così, diciamo, ridotta è anche frutto del fatto che un problema informativo diventa un problema comunicativo diventa un problema culturale. Se la politica non è più in grado di spiegare nella sua complessità le questioni, tendenzialmente ha fallito, e ultimamente credo che la politica genericamente intesa stia dando prova di questo fallimento in moltissime occasioni, guarda caso quasi sempre quando si parla di diritti e quando si parla della vita delle persone. Detto questo, comunque quello che abbiamo per le mani è appunto il testo che andrà a breve in Senato, pertanto Leonardo e io rivolgiamo, come immagino tutti coloro presenti questa sera, un caloroso invito a tutti i senatori a votare questa legge, possibilmente non castrarlo ulteriormente, ecco, per riuscire almeno a garantire quello di cui abbiamo parlato questa sera, perché appunto l'articolo 32 della Costituzione che parla del diritto alla salute non fa riferimento soltanto e genericamente all'assenza di malattie, ma al completo benessere psicofisico, mentale e sociale delle persone, del dovere dello Stato, degli ostacoli che si frappongono fra appunto la malattia di una persona e la completa realizzazione della stessa. Grazie mille a tutti per aver partecipato. A tutti voi.